Buongiorno, ben ritrovati per questa nuova settimana assieme con TG Mattino. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani regionali partendo dal Corriere dell'Umbria. Umbri desertano le vaccinazioni, titola proprio il Corriere. Effetto AstraZeneca, ieri si sono presentati in 66 su 2600 convocati al Polo di Perugia, appena 3. La fotonotizia centrale riguarda Palaterni e nuovo stadio, 800 posti di lavoro. Qui nel grafico il nuovo Liberati insieme al Palaterni potrebbe portare straordinarie opportunità di occupazione proprio nel Ternano, se ne parla all'interno del quotidiano. Reddito di cittadinanza, lavora solo l'1,17% dei beneficiari. In Umbria sono 25.626 coloro che percepiscono il sussidio e sono coinvolti 12.324 nuclei familiari. In 4.784 hanno firmato il patto al centro per l'impiego. Questi dunque i numeri per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Banco Desio, impegno per la regione. Città di Castello, ribalta televisiva invece per la Tela Umbria. A Spoleto, commissario alle prese con tasse e bilancio da varare. Tiziana Tombesi è il commissario prefettizio nominata dopo l'approvazione della mozione di sfiducia contro l'oramai ex sindaco di Spoleto De Augustinis. A Perugia, ciclovia fino a Todi per scoprire il Tevere. A Foligno, sicurezza vertice con il prefetto. E poi lo sport, di cui parleremo ampiamente nella seconda parte. In primo piano calcio e volley. Partiamo proprio dal volley perché la Sirva sotto rischia grosso e poi rimonta. Grande vittoria a Milano. Ora la Bella che torna al Palabarton ieri sera, intanto 3-1 come detto in rimonta per i bianconeri in terra lombarda. Calcio invece, il Grifo si rilancia, 2-0 al Carpi, a segno Murano e Minesso, Padova KO, il primo posto ora a 4 punti e con il Perugia che deve recuperare la gara sul campo della Fermana rispetto ai Patavini sopra a 2 punti. In seconda piazza c'è anche il Sud Tirol che ieri ha battuto 4-0 Limolese. Il Gubbio intanto perde Gomez, niente derby con il Perugia, scrive il Corriere. Il mister Torrente ha detto che è in forte dubbio. Vedremo, mercoledì si gioca proprio il derby al Barbetti Gubbio Perugia. Ternana, 13 minuti che entrano nella storia, il finale con il Bari consacra il primo posto, scrive proprio ancora il Corriere dell'Umbria. Passiamo quindi alla Nazione, al centro, dateci le dosi, noi ci siamo. 720 medici di base in Umbria pronti ad agire, ma mancano i lotti, sottolineano. E poi la Chiesa ai politici, serve rapidità. Il cardinale Bassetti invita ad accelerare sulle vaccinazioni, a disposizione anche i locali delle parrocchie. Intanto stop al calo, i positivi risalgono a quota 270 per quanto riguarda i numeri delle ultime 24 ore. A Marciano, festa abusiva, il sindaco attacca i senza regole irresponsabili. Sono indignata, ha dichiarato il primo cittadino di Marciano. Quindi per quanto riguarda ulteriori approfondimenti, tenta la rapina e dopo cerca di rubare un'auto, giovane nei guai. E poi Città di Castello, muore improvvisamente ingegnere 51enne. Sotto la testata si parla di concorsopoli, si comincia, ecco le carte degli appalti per quanto concerne la maxi indagine sulla sanità umbra. Premio del paesaggio, intanto Rasiglia incanta, convenzione speciale da parte del ministero, mentre Orvieto 2 ore di panico e trattative, faccio saltare l'appartamento con il gas. Drammatica prolungata minaccia di suicidio, poi un agente convince l'uomo a desistere. È successo ad Orvieto. Veniamo al messaggero regionale. A 104 anni ancora senza vaccino. Mia madre ancora aspetta la dose che è stata promessa al medico di famiglia, dichiara proprio il figlio della signora. Bassetti, immunizzare tutti, la Chiesa offre le sedi parrocchiali, fuga invece dalle somministrazioni. L'anoressia del lockdown nella fotonotizia centrale, la giornata nazionale contro i disturbi alimentari, parla di proprio tale annosa questione che ha portato anche la pandemia. Foligno, scippatore solitario, mette a segno l'11° colpo. A Perugia, polpette killer, muore cucciolo e torna l'incubo del veleno. Controlli mirati e multi intanto dal centro ai ponti, mappa dei furbetti dei locali pubblici. I dati intanto dicono più guariti che nuovi positivi, ma letalità oltre la media nazionale.
nazionale in Umbria, mentre a Terni scuole chiuse, entra in campo anche l'ANCI per quanto riguarda l'ordinanza regionale. Sotto la testata le notizie di carattere sportivo: Perugia Calcio, ripartenza decisa, vittoria 2-0 contro il Carpi Ternana, rossoverdi inarrestabili, e ora anche Lucarelli, il tecnico della capolista del girone C, si rilassa. Successo per la Sir contro Milano, 3-1 si decide a gara 3 per quanto riguarda questi quarti playoff scudetto di Superlega. Questo dunque per quanto concerne le notizie in primo piano sui quotidiani regionali. Veniamo a quelle sui siti online, trgmedia.it. In Umbria ancora più guariti che nuovi positivi per quanto riguarda i casi. Verso il derby, Gubbi maglia gialla, iniziativa benefica per l'associazione Gli Amici di Cate per quanto riguarda la gara di mercoledì ore 17:30, che sarà trasmessa, ricordiamolo, in diretta su Umbria TV. A seguire invece uno speciale link dedicato proprio al derby Gubbio Perugia sulla nostra emittente dalle 21:10. Poi tutte le altre notizie scorrendo la nostra home con il nostro archivio video sempre aggiornato, www.trgmedia.it. Tutt'oggi.info invece, report e piano vaccinale: l'Umbria somministra l'83% delle dosi consegnate. Umbria 10 lode, la forza delle idee di Barbara Magnini, l'alchimista ospite a Umbria 10 lode. Barbara Magnini ci ha parlato del suo viaggio imprenditoriale e dei suoi progetti futuri. È stata anche vincitrice con il suo ristorante L'Alchimista di 4 ristoranti, nota trasmissione condotta da Alessandro Borghesi in onda su TV8. Alessandra Mastonardi a Spoleto presenta La donna per me, il nuovo film girato proprio nella città del festival. E poi tutte le altre notizie: il Grifo torna alla vittoria, sfiducia per quanto riguarda Spoleto, Morelle Forza Italia, non mi vendo per la poltrona, si legge su tutt'oggi.info. Umbra 24 invece, vaccino Bassetti, accelerare su anziani e fragili, messe a disposizione sale parrocchiali. Il cardinale sollecita governo e regione a velocizzare processi decisionali per somministrazioni. Covid, 5 morti aumentano i ricoverati per quanto riguarda la regione Umbria. E poi ancora, tenta di rapinare una donna in casa Perugia, ma arriva il marito e lo mette in fuga. Con i tuoi occhi dentro la nostra residenza per anziani nel tempo del Covid, il documentario proprio curato da Umbria 24. Veniamo a Perugia Today: dal 15 marzo al 6 aprile tutte le regole nazionali e regionali su visite, parenti, scuola, cultura e commercio, con l'Umbria, ricordiamolo, in zona arancione. Marciano, feste in casa con 20 giovani, multe pesantissime, la rabbia da parte del sindaco. Il Perugia che batte 2-0 il Carpi e le 24 ore di preghiera contro il virus. Bassetti, vaccinare le persone fragili, ricorda il cardinale. Veniamo anche a Gualdo News: Tirreno Adriatico, un piatto della tradizione ceramica gualdesa. Van de Poel, che ieri è stato ancora grande protagonista della corsa dei due mari, sportello di orientamento al lavoro e migrazione al CVS di Gualdo Tadino, e oggi, proprio lunedì 15 marzo, Anthony Scaramucci diventerà cittadino onorario di Gualdo Tadino nel corso del consiglio comunale cittadino. Questo per quanto riguarda dunque le notizie anche nel nostro tour online informativo. Ritorniamo ai quotidiani, partendo dagli approfondimenti di carattere nazionale. La profilassi in salita dal Messaggero: vaccini, un altro morto, il Piemonte sospende un lotto AstraZeneca. Il caso di un'insegnante a Biella: aveva ricevuto il siero. AIFA: non c'è alcun nesso. I medici chiedono uno scudo penale. Anche Olanda e Irlanda intanto bloccano il vaccino AstraZeneca. Salgono a 11 paesi europei che hanno fermato del tutto in parte il preparato anglo-svedese, per l'appunto. Qui i casi sospetti, i decessi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca: uno in Emilia Romagna, uno in Piemonte, uno in Campania e 3 in Sicilia. Casi ovviamente sospetti da sottolineare. L'intervista a Simona Riussi: parla la moglie del docente musicista piemontese, mio marito era in perfetta salute, ma io dico che bisogna immunizzarsi. Abbiamo fatto insieme l'iniezione, c'è un'indagine, voglio chiarezza, ma la profilassi rimane l'unica strada per uscire dalla pandemia.
Veniamo ancora alla situazione legata alla terza ondata, alle rianimazioni, il mese nero, 1000 posti occupati in più e a Milano è già allarme. A metà febbraio i ricoveri in intensiva erano 2045, ieri sono saliti a 3082. Lombardia, Marche e Molise in affanno, in un solo giorno 243 nuove intubazioni. La media italiana di attivazione è del 34%, ma 7 regioni sono vicine oppure oltre quota 50%, sottolinea proprio il Messaggero. A Campobasso alcuni malati sono stati trasportati fuori zona con gli elicotteri. In Umbria l'occupazione della terapia intensiva era arrivata a quota 62%, evidenza proprio il Messaggero, il 5 marzo, e ieri è scesa al 57%. Questo per quanto riguarda appunto la fatturazione delle intensive. E poi Istituto Superiore di Sanità, il portone dato alle fiamme, ipotesi gesto antichiusure. Il ministro Speranza, il nemico, il virus, non chi lo combatte. Il presidente Brusaferro, continueremo a lavorare per il paese. E poi la vita in zona rossa per quanto riguarda i nuovi colori che da oggi partono per l'Italia. Metà è rossa e metà di fatto è arancione. Spostamenti, ci si può muovere solo in comprovati casi di necessità, sottolinea il Messaggero. Autodichiarazione, il motivo dello spostamento va sempre giustificato. Quindi per quanto riguarda ulteriori normative da rispettare, per bar e ristoranti è consentito l'asporto dalle 5 alle 22, negozi e mercati, aperti esercizi di generi alimentari ma anche edicole e farmacie. Quindi seconde case, ci si può recare nelle abitazioni di proprietà. Sport, corsa da soli e vicino a casa, ok per quanto riguarda i parchi. La scuola, tutti in didattica a distanza, niente presenza pure all'asilo nido. E poi luoghi di culto, certificazione anche per andare a messa. Questo più che altro per quanto riguarda le zone rosse, ad esempio la scuola ha per l'infanzia una appunto classificazione diversa di regolamentazione per quanto riguarda la zona arancione. Da oggi intanto Lazio altri 10 aree in lockdown, dalla spesa all'attività fisica fino alle visite ai parenti. Ecco le regole: scuole chiuse tranne che per l'attività dei laboratori, per gli studenti con disabilità o necessità speciali. Questo per quanto ovviamente riguarda la zona rossa, sottolineiamolo. Viminale, nuova stretta nei controlli, le feste diventano osservate speciali. E poi le semplificazioni, sempre in primo piano, cambiando argomento. In 6 mesi il via libera ai progetti delle opere, il piano per il recovery, niente passaggi in conferenza, dei servizi per tagliare i tempi. La localizzazione delle infrastrutture sarà valutata direttamente nella fase di studio. Perché parliamo degli investimenti del recovery plan che accorceranno i collegamenti ferroviari, perché tra questi c'è anche la tratta Roma-Perugia. Nel recovery plan l'attuale è di 2 ore e 30 minuti. Completato il progetto sarà di 2 ore e 20 minuti, dunque un accorciamento di tempo di circa 10 minuti, sottolineato proprio dal Messaggero. I collegamenti della capitale ridurranno così di 80 minuti nella tratta verso Pescala, di 15 verso Ancona e di 10 minuti su quella per Perugia, per quanto concerne dunque gli investimenti sulla rete ferroviaria previsti dal recovery plan. Il piano del governo prevede 20 miliardi di investimenti aggiuntivi su ferrovie e strade sicure. Passiamo alle notizie di carattere squisitamente regionale. Dal Corriere dell'Umbria, vaccinazioni, 2600 convocati, si presentano in 66. L'effetto AstraZeneca si fa sentire in maniera pesante in tutta la regione, caso limita Perugia con sole 3 persone. Il richiamo di Bassetti, anche il presidente della CEI invita ad accelerare le procedure. Intanto lieve risalita dei ricoveri, altri 5 morti, continua a scendere la curva degli attualmente positivi, ieri 318 nuovi guariti e 270 contagiati. Questa mattina riaprono le materne, le educatrici protestano. Da oggi elementari e medie in didattica a distanza anche nel Ternano, i sindacati sul rientro nelle scuole di infanzia, perché aperte solo loro? Veniamo al reddito di cittadinanza invece. Il flop continua, scrive proprio il Corriere dell'Umbria. La stipula dei patti nei centri per l'impiego è stata fatta da 4.784 cittadini con 29 navigator. In Umbria sono 25.626 le persone che percepiscono il sussidio, soltanto l'1,17% ha trovato un lavoro. Da marzo dello scorso anno situazione a rilento a causa della crisi. Piano dei rifiuti, Auri intanto al fianco della Regione, Recommerce, bando per fondo prestiti alle imprese, l'assessore regionale Fioroni, così siamo vicini alle attività danneggiate dalla crisi dovuta al Covid. E domani sarà la giornata mondiale del servizio sociale, un evento per rafforzare solidarietà e connessione.
L'Umbria ha ancora potenziale inespresso. L'amministratore delegato di Banco Desio, Alessandro Decio, qui crisi più forte. Per la ripresa delle piccole e medie imprese serve specializzazione e digitale. Qui un grafico con tutti i numeri, anche per quanto riguarda Banco Desio in Umbria. L'anno della pandemia gli impieghi sono saliti del 9,5%, abbiamo preso per mano i clienti, sottolinea Decio. Festival di Spoleto, dobbiamo valorizzare i punti di forza come cultura e turismo. Un'assisana alla guida intanto della rete locale. Daniele Antonelli coniuga il territorio con l'esperienza dell'Istituto Lombardo. Rinnovare la capacità di ascolto verso famiglie e aziende, sottolinea il manager assisano scelto proprio da Banca Desio. Veniamo a La Nazione. Bassetti, appello alla politica, fate presto. Il cardinale ha dato indicazione di mettere a disposizione i locali per le vaccinazioni. Boccardo prega per la fine della pandemia. La messa a Spoleto, il capo dei Vescovi Umbri ha chiesto alla comunità ancora più sapienza nella sua omelia. Il presidente della CEI è l'unico modo per risollevarsi da questa peste, ha sottolineato invece a Città della Pieve. E poi la festa abusiva a Marciano, le parole del sindaco Francesca Mele, città in ginocchio e loro se ne infischiano, espone tutta la sua rabbia per il caso. Vaccini intanto, in campo 720 medici di base. Noi ci siamo ma mancano le dosi. Riunione con il commissario D'Angelo, qui in foto, per la campagna di massa, lo abbiamo già fatto con l'anti-influenzale. Iniezioni negli ambulatori o in hub dedicati, dispositivi di sicurezza, assicurazione. Questo è il protocollo, qui proprio il punto anche con questo grafico. Dosi somministrate 89.849, dosi consegnate 108.335, la percentuale è di fatto dell'83% con 40 punti di somministrazione, qui anche messe in risalto le categorie e le fasce d'età in questo grafico. I positivi intanto risalgono a quota 270, resta la pressione sugli ospedali e poi l'inchiesta sotto i riflettori, quella derivante da Concorsopoli appunto, l'appalto, il manager della talpa, la procura deposita la testimonianza di un ex dipendente, ho consegnato il manoscritto ai 5 Stelle, dunque non è proprio legata con Concorsopoli, diciamo derivante da quella inchiesta. Per quanto riguarda appunto le intercettazioni, il manager della cooperativa, c'è 1 milione da giustificare in base all'ANAC, le manovre illegittime, la gara per le pulizie è prorogata dal 2015 in attesa del bando unico per l'Umbria, se ne parla appunto sulla Nazione. È dicembre 2017, Concorsopoli sembra lontana ma la Guardia di Finanza ascolta, c'è 1 milione da giustificare in base alle tariffe ANAC, devono trovare qualche scamotaggio per ampliare le aree esterne, qualcosa del genere. Chi parla Reno Vitali, nel dicembre del 2017 manager dei servizi sociali, l'interfaccia con l'azienda ospedaliera di Perugia, questo riportato dunque dalla Nazione. Intanto al via il maxi processo contro 32 imputati eccellenti. Questo sì che riguarda Concorsopoli, 8 devono rispondere di associazione a delinquere, anche Marini, Bocci e Barberini. L'appuntamento è per domani alle 9.30 davanti al secondo collegio del Tribunale di Perugia. Passiamo al Messaggero, la terza ondata, più guariti che nuovi casi, ma indice di letalità oltre la media nazionale. 5 morti ed è in crescita il numero dei ricoverati, ma oltre 300 guariti. Aumentano i comuni con incidenza superiore a 250 su 100.000 abitanti. La storia e i numeri, mia madre 104 anni ma ancora senza vaccino e serve anche a chi l'assiste, viene sottolineato. Casa AstraZeneca, crollo delle dosi, ieri soltanto 453 in alcuni punti vaccinali, nessuno si presenta. Bassetti, vaccini a tutti, Vescovi Umbri mettono a disposizione le parrocchie. Ancora, sempre in primo piano sul Messaggero, anoressica a causa del lockdown. Maria Elena e Giorgia, 18 anni, e la pandemia che amplifica il disagio. Diete incontrollate e bilancia, ora nuova speranza. Entrambe hanno chiesto aiuto agli esperti dei centri d'eccellenza sui disturbi alimentari. Oggi è proprio la giornata nazionale del fiocco Lilla per quanto riguarda i disturbi alimentari. 10.000 casi, il 30% a meno di 16 anni in Umbria. 800 pazienti all'anno seguiti dalla USL 1, 30 chiamate al giorno
al numero verde 818-0969 da inizio pandemia e lockdown rispetto alle 5 pre-Covid. La rete Todi per anoressia e bulimia in età evolutiva, Città della Pieve per obesità e disturbo da alimentazione, Umbertide per disturbi selettivi dell'alimentazione e i centri di CA della USL 1 sono centri capofila proprio del Ministero della Salute. Associazioni familiari fanno squadra contro questa fame d'amore, il sostegno proprio per quanto riguarda tale problematica, le strutture dirette dalla psichiatra Laura Dalla Ragione e l'esperienza di Todi, Terni e anche Città della Pieve, come sottolineato. Ulteriori approfondimenti di carattere regionale dal Corriere dell'Umbria: dopo la festa abusiva tutti in quarantena. I sindaci di Marciano e Perugia, dove vivono i giovani presenti al 18esimo, valutano iniziative con le autorità giudiziarie. Concorsopoli, via il processo, prima udienza per Catiuscia Marini. E poi entra in casa e tenta di rapinare una donna, denunciato 27enne. Un giovane originario del Mali è stato individuato come responsabile di due episodi criminosi avvenuti il 28 febbraio a Bagnaia. Prima di scappare da un'abitazione ha rotto il vetro dell'auto di famiglia, sottolinea proprio il Corriere. Quindi ciclovia lungo il Tevere, Perugia capofila del progetto, 59 km fino a Todi, dalla regione 1.297.000 euro, qui l'itinerario che parte da Perugia e appunto passa per Marciano, Deruta e Todi. Dalla Fondazione Carisp invece il progetto Investiamo nel Sociale, un pacchetto di corsi e anche un concorso rivolti al terzo settore, proprio dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia, questo nuovo progetto presentato proprio nel corso di un incontro dalla Presidente Cristina Colaiacovo. E poi ancora per la cronaca, donna si frattura bacino e colonna, operata con mini tecnica invasiva. Equip multidisciplinare del Santa Maria della Misericordia ha messo in atto proprio questo delicatissimo e innovativo intervento. Veniamo al Messaggero. Dal centro ai ponti, la mappa dei furbetti dei locali pubblici. Multe e chiusura, attività sotto osservazione anche per tutelare chi rispetta le norme. Nella serata di ieri, intervento in massa della polizia in Piazza della Repubblica. Controlli approfonditi durante il fine settimana a Villanova, sanzioni e denunce per 20 giovani trovati a far festa in un seminterrato. Percorso verde, intanto nuova targa per ricordare la memoria di Leonardo Cenci. Due case assaltate in pochi minuti, proprietari terrorizzati, è stato preso proprio il ladro. Bocconi avvelenati, intanto torna l'allerta, polpetta killer uccide un cucciolo. La zona interessata è quella tra Monte La Guardia e Ponte Rio a Casamanza, sottolinea proprio il Messaggero. E passiamo allora proprio ai territori, sempre dal Messaggero. Gubbio gioca la carta delle strade, il comune inserisce la contessa nel recovery plan, stirati ammodernamento a cuore anche alle Marche. L'ANAS riapre il cantiere della Pian d'Assino lungo il tratto cittadino, lavori per l'asfalto fino al 2 aprile, qui proprio in foto l'ingresso della galleria della Contessa. Il comune punta sul recovery plan per dare dignità al collegamento con le Marche, sottolinea nella didascalia il Messaggero. Todi e polemica per la caserma mai nata dei Vigili del Fuoco. Città di Castello, il Covid uccide l'ingegnere Cristian Anniboletti, il dramma proprio nella cittadina Tifernate. Assisi, intanto il Rotary aiuta l'ospedale. Veniamo a Foligno, dove per la cronaca ancora i furti, scippatore, undicesimo colpo, è successo sabato prima delle 20 in via degli Eroi, bottino di 300 euro, indaga la polizia che sta verificando i contorni di una lite avvenuta proprio venerdì. Quindi da Spoleto le parole da parte del dibattito politico che si è creato, quelle di Maria Elena Bececco: lavorare subito per la città dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane, in particolare con alla fine la sfiducia data alla giunta presieduta dal sindaco De Agostini, ormai ex sindaco di Spoleto. Boccardo, una preghiera per la fine della pandemia, lo ricorda anche il Messaggero. E poi Chuck, per la donna per me, attesa per la Mastronardi sul set, qui proprio gli attori protagonisti Arcangeli Martani e Alessandra Mastronardi, nota per essere stata tra le altre sue apparizioni TV anche protagonista della celebre serie TV I
Cesaroni. Veniamo quindi a Terni, SOS scuole chiuse, genitori pronti con gli striscioni. Il presidente Anci incontra la governatrice Tesei per trovare una soluzione ai disagi che centinaia di famiglie potranno avere dinanzi. In qualche istituto però si segnalano nuovi casi, ma restano comunque pochi per chiuderli, sottolineano proprio coloro che intendono riaprire gli istituti. Assistente sociale in rianimazione, CISL andavano vaccinati come i colleghi USL, e poi nomine, il derby in corsia e l'uscita di Caparvi dal gruppo. Il segretario abbandona la chat dedicata alla sanità, da Perugia i nomi per il direttore generale Chiarelli per quanto concerne il Santa Maria di Terni. Recovery plan invece sempre dal Messaggero: sparite le multinazionali, i sindacati, è mancata la concertazione, non si parla del ruolo delle aziende internazionali sul territorio. Le acciaierie ed Erg potrebbero essere protagoniste anche in vista di un rilancio economico in chiave green. Ci sono aziende strategiche per il territorio che non sono state nemmeno prese in considerazione. E poi al centro, con tanto di foto, doppio record, sport disabili, a Lignano Sabbiadoro Fabrizio Pagani batte se stesso. L'atleta ternano di apnea ha battuto due volte se stesso a Lignano Sabbiadoro nelle gare speciali, diversamente per disabili. E poi, quando la musica classica era di casa Terni, la ricerca su Bernardino Lanzi, la nuova biografia del musicista, racconta anche una città verace in questo studio. Torniamo al Corriere dell'Umbria, quindi, da Città di Castello. Mercato immobiliare, segnali di ripresa in Alto Tevere. Cresce la richiesta di abitazioni con spazi esterni a Città di Castello, Umberti de San Giustino. Gli inglesi però rivendono i casolari. Qui alcuni dei gioielli in questi scatti: il Borgo di Mottone, il Castello di Serra Partucci, tra tutti, per quanto riguarda il mercato immobiliare alto tiberino. 10 alloggi popolari in più, Bassini, segnale incoraggiante, dichiara appunto l'assessore alle politiche sociali di Città di Castello. Ribalta TV su Italia 1, Per te la Umbria, servizio dedicato alla storia plurisecolare del laboratorio, con immagini anche delle bellezze cittadine tifernati. Rione Prati in lutto per la morte dell'ingegner Anniboletti, il sindaco Bacchetta al lavoro per favorire la vaccinazione di massa. Quindi a Foligno, presto il tavolo per la sicurezza. Il sindaco Zuccarini interviene dopo gli scippi e la rapina all'edicola. Entro pochi giorni il confronto con prefetto e forze dell'ordine, perché cresce la preoccupazione soprattutto tra le persone anziane. Lite in strada, sempre in prognosi riservata all'uomo ferito alla testa. Continuano le indagini degli agenti del commissariato coordinati dal vicequestore aggiunto Bruno Antonini per fare piena luce sull'episodio. E poi premio nazionale del paesaggio, menzione per Rasiglia, segnalata direttamente dal ministro Franceschini per la sua rinascita grazie all'opera dei volontari per quanto riguarda il bellissimo borgo Folignate. A Spoleto ancora, arriva il commissario prefettizio, sul tavolo subito tasse e bilancio. Oggi si insedia formalmente Tiziana Tombesi, che dovrà affrontare lo scoglio del conto di previsione. Piazza d'Armi, piscina Pallucchi, partono i lavori di manutenzione dell'impianto termico. Spese inutili invece per le tensostrutture, interrogazione del gruppo consigliare Noi per Norcia, qui siamo ovviamente a Norcia, che chiede conto dei 196.000 euro pagati dal comune. Tornando a Spoleto, nonna Olga De Santis compie 100 anni, abita a Marciano e non vede l'ora di ricevere il vaccino anti-Covid. L'arcivescovo Boccardo, Dio ci liberi dalla pandemia, nella sua ultima omelia. E poi da Terni si parla del Pala Terni e dello stadio. 800 posti di lavoro nei progetti dei due nuovi impianti previsto, l'impatto occupazionale dalla costruzione alla gestione, senza contare ovviamente l'indotto. Oggi in consiglio comunale si parlerà dei liberati del futuro, già nominato RUP e gruppo di lavoro per quanto concerne questo Liberati 2.0 che ovviamente la società ternana, ma la città vuole veder nascere. E poi prima della gara col Bari, giocata sabato e vinta 2-1 dalle Fere, boccia tra i tifosi delle Fere malgrado il Daspo arrestato. Lo storico capo degli ultras dell'Atalanta, gemellati con quelli della Ternana, riconosciuto dalla Digos. Quindi la cronaca, l'omicidio davanti al figlio di 4 anni, l'assassino rinchiuso a Sabbione. Emergono altri particolari sul luxuricidio di Napoli, vittima un insegnante di sostegno di 39 anni, uccisa dall'ex compagno. Qui proprio nel riquadro Ornella Pinto, avrebbe compiuto 40 anni a maggio. Ultimo re nel Ternano, la procura di Napoli chiederà il trasferimento in un carcere campano.
Veniamo ancora a Terni, assembramenti, comune sotto accusa. Oggi l'opposizione presenta un'interrogazione. Quali indicazioni alla polizia locale per cadenzare gli accessi? Qui la foto scattata dai palazzi di Corso Tacito, che testimonia anche la folla al seguito della Tirrenia Adriatico, che ha fatto il giro del web dopo appunto la corsa ciclistica che è ripartita da Terni proprio sabato mattina. La folla che ha salutato la via della Tirrenia Adriatico ha indignato tanti cittadini alla vigilia proprio della stretta sulle restrizioni. Evento di RCS previsto da tempo, sicurezza garantita dalla questura, ha replicato l'assessore Proietti. E poi il filo di Arianna, i concerti del Bricciardi Streaming. Da oggi, ogni lunedì e martedì alle 18:30 sui canali social dell'istituto, la stagione curata dalla Consulta studentessa. Qui in foto una delle flautiste in scena, Chiara Caldarelli. E poi Startup Ternana della Canapa, partner di un importante festival cinematografico. L'azienda Hesalis offrirà prodotti cosmetici esclusivi agli ospiti della manifestazione Cortina Metraggi, in programma la settimana prossima a Cortina d'Ampezzo. Quindi ancora da Orvieto, ex chiesa di San Giacomo Maggiore, 300.000 euro per la riqualificazione. Nel programma triennale delle opere pubbliche è previsto che diventi info point turistico. Mentre a Narni, colonnina di ricarica per la mobilità elettrica in Piazza dei Priori, verrà installata all'angolo con Piazza Marconi. Veniamo dunque anche agli approfondimenti dai comprensori sulla nazione. A Città di Castello muore improvvisamente ingegnere 51. La città è in lutto per la scomparsa di Cristian Anniboletti, il sindaco attivo nella vita sociale e nello sport, una grave perdita. Uffici postali, sempre da Città di Castello, stoppa di servizi, torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Fernate. Tra gli argomenti, i disagi dei cittadini. Il Consiglio Comunale, appunto, convocato dalla presidente Francesca Mencagli, qui in foto. Emergenza pandemia, annullata anche quest'anno la processione del Venerdì Santo a Gubbio. Non si terrà il tradizionale rito popolare del Cristo morto, tace anche il miserere, sottolinea la nazione. Quindi da Assisi una via migliore per i pellegrini, il professor Bambini, vero esperto del subasio. Ecco quali sono le tre criticità da superare, dichiara per quanto riguarda anche qui la situazione legata al pellegrinaggio, che vede l'Umbria una delle mete principali. Intanto Politica Foligno nasce Civici per Foligno, attenzione al territorio, sottolineano, e dal ministro una menzione speciale per Rasiglia, come abbiamo già visto. Il borgo dal 2007 a oggi ha sviluppato un progetto di salvaguardia, recupero e valorizzazione culturale, riconoscimento nell'ambito del Premio Nazionale del Paesaggio per Rasiglia, che vede al centro anche un impegno corale. Il volontariato ha avviato eventi il cui ricavato è impiegato per la riqualificazione. A Terni, Giubilei eletto al vertice del triathlon, il Ternano, il nuovo presidente nazionale della FITRI, ha ottenuto oltre il 70% dei voti. Emozione fortissima, dichiarato il numero uno del CONI Malagò, avete una passione che altri sport non hanno più, ha detto. Mentre Orvieto, 2 ore di panico, faccio saltare la casa con il gas, vice ispettore lo salva dal suicidio. Barricato in casa, minaccia di far esplodere l'intero palazzo, chiede di parlare con un agente ed esiste poi dopo una trattativa. Protagonista della vicenda un 54enne residente a Ciconia. Il poliziotto non era in servizio, rintracciato, ha saputo calmarlo ed evitare il dramma. Chiudiamo questa prima parte con l'album del Corriere dell'Umbria, Donne in vendita per scelta obbligata o per inganno. Laura Schettini apre una finestra nella nostra storia con il suo Turpi Traffici, Prostituzione e Migrazioni Globali 1890-1940. Laura Schettini, ricercatrice dell'Università di Padova, ha appunto pubblicato il suo libro Turpi Traffici e ha ricevuto il premio Gisagiani, bandito dall'ISUC, Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, in collaborazione con la Società Italiana delle storiche. Il libro ha vinto l'edizione 2021, come detto, del premio Gisagiani. I flussi migratori di fine 800 influirono sul fenomeno, in aiuto a associazioni femminili laiche e religiose. La Società delle Nazioni appena nata dette il via a studi sul tema per quanto riguarda questa testimonianza di questa storia femminile, una stampa di fine 800 sull'arrivo dei migranti in America, e anche una sequenza del film di
Luigi Comencini, La tratta delle bianche, e poi la copertina del libro di Laura Schettini Turpi, Traffici, appunto. Chiudiamo così questa prima parte, ora pubblicità, poi torniamo con un'ampia seconda parte dedicata allo sport, calcio e volley in primo piano. Restate con noi.